Eccoci qua amici cari, bentornati di nuovo sul mio canale. Come state? Spero che state bene, dai. Io volevo ringraziare tutti voi per i commenti ricevuti sotto il mio video precedente. Grazie veramente di cuore. Oggi voglio condividere una cosa particolare che mi è successo pochi giorni fa. Una cosa molto carina, ovviamente. È venuto a trovarmi un mio carissimo amico con la sua compagna. Gli ho offerto qualcosa di fresco e nel discorso mi fa: sai, ho scoperto un tuo segreto. Io gli ho detto: quale segreto? Non ho segreti io. Sicuro, mi fa. Sicuro. Ho visionato il tuo canale, ho visto che sei un mago, un prestigiatore. Fai paura, mi ha fatto. Sei veramente molto bravo. Sapete, quando una persona ti dice queste cose, per me è un piacere. E poi nel discorso gli ho detto: come l'hai saputo? Da un amico. Vabbè, lasciamo stare questo amico. Poi ha voluto sapere come mi è nata la passione della magia, poi più avanti ve lo racconto. Comunque, sta di fatto che la sua compagna mi ha chiesto se io facevo un gioco di prestigio. Io già ero un po', perché è da molto che non faccio un gioco di prestigio ad alcuni amici. Sapete, la magia vuole vissuta anche dal vivo, non solo dallo schermo. Dallo schermo a volte è più facile, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Ti dà un'emozione forte, a volte tremi, e per l'emozione forte non riesci neanche a fare i giochi di prestigio. Ma qualsiasi cosa. Però, se ognuno di noi ha una passione forte come la mia, la magia, cerco sempre di essere, non dico preciso, ma quasi. Quindi a quel punto io mi alzo, vado a prendere questo mazzo di carte, mi siedo al tavolo e faccio un gioco di prestigio che su YouTube io non l'ho mai portato, ed è una bomba perché non ti delude mai. Comunque faccio questo gioco di prestigio, lo faccio bene. Rimango una bocca aperta, mi fanno i complimenti, io li ringrazio, ma ragazzi, mi sono emozionato moltissimo perché, ripeto, farlo dal vivo è tutta un'altra cosa. La magia vuole vissuta anche così. E niente, poi abbiamo chiacchierato un po', io ho fatto vedere alcune cose mie che ho comprato di magia. Si è divertito, dai, mi sono divertito anche, è stata una bella esperienza, una bella piccola esperienza, ma ogni tanto queste cose ci vogliono. E vabbè, poi ve la racconto com'è nata la magia. Intanto io ci tenevo a salutare un amico, prima che mi dimentico, Salvador La Rosa. È una persona che lo stimo molto perché mi segue dalla Francia. Saluto i francesi, saluto lui. Per me è una bellissima cosa che qualcuno mi segua dalla Francia, quindi qualcosa di buono su YouTube penso di averlo fatto, e lo ringrazio molto. Ciao Salvador La Rosa. Poi saluto Miri, un bellissimo canale, una ragazza molto simpatica, bravissima a disegnare. Se vi fa piacere, è sempre sotto i miei video, perché no iscriversi? E così cresciamo insieme, ci aiutiamo e solo così possiamo crescere, amici. E niente, io vi lascio al video, un video molto particolare, un gioco di prestigio elegante, mi piace molto, spero che lo apprezziate. Ho fatto qualche piccola modifica, io modifico sempre i video di magia perché non mi piace fare le cose uguali agli altri, quindi mi piace farlo a modo mio e modificarlo. Quindi non stiamo qui a parlare, gustiamoci questo bellissimo video, a voi i commenti e buona visione.